probabilmente, almeno una volta nella vita, avrete provato un acquascivolo. Di queste attrazioni ce ne sono di tutti i tipi, per piccini, per grandi e anche rudimentali, dove farsi male è la prassi. Ma nel mondo esistono degli scivoli d'acqua che a causa della loro pericolosità sono stati chiusi definitivamente. Alcuni di essi in realtà non sarebbero mai stati aperti. E allora vediamo subito 10 scivoli d'acqua più pericolosi al mondo. Prima di cominciare, ricorda di iscriverti ed attivare le notifiche per non perdere i prossimi video del canale. Numero 1. Green Mountain. Il bacino di Green Mountain si trova negli Stati Uniti, in Colorado, e si è formato con il completamento della diga omonima nel 1942. Il grande specchio d'acqua è un luogo ideale per la nautica e la pesca, ma molte persone vengono qui anche per provare il suo specie di acquascivolo, che in realtà non sarebbe uno scivolo, bensì il canale sfioratore del bacino che serve per controllare il livello dell'acqua. Questo garantisce un continuo flusso, dando agli avventurieri un'esperienza tipica dei migliori parchi acquatici. Per i più coraggiosi sarà possibile iniziare la discesa ancora più in alto, direttamente dal tunnel coperto. Ovviamente le autorità locali preferirebbero che la gente non utilizzasse il canale come fosse un'attrazione turistica. Per questo negli ultimi anni hanno preso provvedimenti per cercare di impedire alle persone di accedere alla zona. Numero 2. The Steamer. Il parco acquatico Calypso di Ottawa copre quasi mezzo chilometro quadrato. Fu inaugurato nel 2010 e da allora è uno dei parchi più popolari in Canada, nel bene e nel male. Infatti è anche famoso per aver provocato ai suoi ospiti un gran numero di infortuni. L'Aqua Park dispone di 17 diverse attrazioni principali, ma ce n'è una in particolare, The Steamer, che non è stata realizzata al meglio, considerato il fatto che negli anni ha causato moltissimi incidenti. Nonostante possa sembrare un classico scivolo ad imbuto, The Steamer ha provocato moltissime lesioni, da ferite al collo più lievi ad altre più gravi con vertebre e teste rotte. Lo scivolo è stato finalmente chiuso dopo che le autorità hanno scoperto che la gestione del parco stava coprendo il numero di infortuni con risarcimenti individuali. Per tutto questo, nel 2015 la proprietà è stata condannata a pagare $400.000 tra varie multe ed ulteriori risarcimenti a seguito delle numerose violazioni di sicurezza che hanno avuto luogo nel parco. Numero 3. Hawaii's Flam. Questa specie di scivolo d'acqua non è altro che un canale di irrigazione. Si trova nelle Hawaii lungo un passaggio nella giungla noto come White Road Hike. Percorrere questo sentiero non è affatto semplice e per raggiungere il luogo sono necessarie 2 ore di cammino in mezzo alla foresta, tubature sospese ed ogni genere di pericolo. Ma tutto questo non sembra scoraggiare i turisti che vogliono a tutti i costi provare questa emozione. Il canale ha un dislivello di 10 metri e termina in una piscina di cemento. Ovviamente la cosa, oltre ad essere vietata, è anche pericolosa, non essendo certo destinato a farci volare persone. Nonostante sia facilissimo farsi seriamente male per far desistere gli avventurieri, il governo ha previsto multe salate a chiunque venga visto nei pressi del sito. Fortunatamente, se stai visitando le Hawaii, potrai provare legalmente moltissime altre attrazioni senza rischiare di essere arrestato. Numero 4. Wild Rapids. Il Wild Rapids Water Slide era un parco acquatico situato sulle rive del lago Silvan, una località turistica canadese. Aperto al pubblico nel 1982 con i suoi 12 scivoli, diverse piscine, 3 vasche idromassaggio e un parco giochi per bambini, era il secondo acquapark più grande della regione. Il parco ha chiuso alla fine della stagione 2016 dopo essere stato aperto per ben 34 anni. Da allora diverse persone si intrufolano all'interno della struttura per continuare a provare i suoi scivoli sfruttando la neve nella stagione invernale per scivolare meglio. Questo almeno fin quando le attrezzature non verranno definitivamente smantellate, dato che sono state messe in vendita in attesa di un acquirente. Numero 5. Silver Lake. Il lago artificiale Silver Lake in California è un luogo ideale per chi ama il brivido usando gommoni per scendere giù dal canale sfioratore del bacino. Certamente non è esattamente il modo in cui le autorità vogliono vedere intrattenersi i turisti, infatti c'è il rischio di essere arrestati se si viene colti sul fatto. Ma il lago, diviso su 2 livelli, è collegato da un lungo canale in cemento caratterizzato da una forte pendenza, che sembra proprio studiato come attrazione di divertimento. Il che, nonostante la pericolosità, rende difficile resistere alla tentazione di non farsi un giro. Numero 6. Fort Rapid.
Fort Rapid è un parco acquatico al coperto nell'Ohio, chiuso diverse volte negli anni per vari motivi. A vederlo sembrerebbe un normalissimo parco acquatico indoor con un buon numero di scivoli e strutture di intrattenimento. Ma in questo caso non sono le attrazioni in sé a rendere pericolosa l'esperienza, bensì la situazione igienico-sanitaria. Infatti negli anni è stato sanzionato ben 75 volte per violazione di carattere sanitario. Nelle occasioni si contestava la presenza di scarafaggi, batteri e di conseguenza un livello di inquinamento dell'acqua inaccettabile. Ma paradossalmente il parco non è stato chiuso per questi motivi, bensì perché prese fuoco. Numero 7. Clary Old Dam. Questo incredibile scivolo lungo 110 metri e fiancheggiato da muraglioni alti quasi 10 è lo sfioratore della diga di Clary Hall situata nell'est dell'Australia. Dopo alcuni video circolati in rete sulle folli gesta di alcuni ragazzi, questa pratica di surf illegale è peggiorata, attirando sempre più giovani volenterosi di provare la discesa, costringendo le autorità a minacciare di chiudere l'accesso pubblico alla diga, nonché prendere duri provvedimenti nei confronti di chi verrà sorpreso compiere certe azioni. Infatti, in fondo al canale sfioratore di cemento, a differenza di altri che terminano a livello dell'acqua, c'è un pericoloso salto di diversi metri in una vasca di pietra, dove l'acqua forma una corrente che rende difficile nuotare con il serio rischio di annegare. La diga, ma non il canale, è stata tradizionalmente aperta al pubblico sin dalla sua costruzione. Numero 8. Cannonball Loop. Il Cannonball Loop era un acquascivolo che a causa della sua pericolosità non ha avuto vita facile. Costruito negli anni 80 nel famigerato parco acquatico Action Park del New Jersey, uno dei parchi più pericolosi in assoluto, era decisamente insolito in quanto il suo percorso prevedeva un vero giro della morte. Il suo aspetto era così spaventoso che la gestione dovette pagare degli extra ai dipendenti per testarlo prima della sua apertura. Lo scivolo, dopo la sua inaugurazione, rimase aperto appena un mese. Infatti venne chiuso dalle autorità per motivi di sicurezza, che ai tempi non era cosa frequente. Pare che troppo spesso si verificassero traumi ed in particolare nasi rotti, nonché il blocco di persone nello scivolo che non riuscivano a completare il loop, costringendo la proprietà ad installare un portello per consentire l'eventuale uscita. Lo scivolo riaprì poche volte nel corso degli anni fino alla sua chiusura definitiva nel 1996. Numero 9. The Big One. Questo grosso bacino artificiale si trova vicino a Manchester, nel Regno Unito. È nato nel 1968 dopo la costruzione di una serie di dighe e strutture per la gestione delle acque. Tutto questo ha creato alcune opportunità uniche per il divertimento, come questo piccolo scivolo in pietra per bambini. Nonostante le pietre e la possibilità di farsi male, sembra che i genitori non siano preoccupati, nemmeno della gelida temperatura dell'acqua. Ma la principale attrazione della zona è questo gigantesco scivolo di cemento soprannominato The Big One, come il più grande roller coaster del Regno Unito situato a Blackpool Pleasure Beach. Ovviamente, anche in questo caso, si tratta di qualcosa di divertente quanto pericoloso, non essendo certo progettato per la sicurezza. Infatti, dove termina la discesa, il fondale è basso e pieno di rocce appuntite. Numero 10. Verruck. Verruck, che significa il viaggio, era uno scivolo d'acqua situato presso il parco acquatico di Kansas City. Con i suoi 51 metri, quando inaugurato nel 2014, era il più alto al mondo. La discesa, con un apposito gommone, superava i 110 km/h. Nel 2016 fu causa di un gravissimo incidente dove purtroppo perse la vita un bambino di 10 anni. Nell'occasione, il gommone nel percorrere il dosso uscì di pista scaraventando il giovane contro un supporto metallico della rete di protezione. Due donne che erano con lui rimasero gravemente ferite. Le accuse penali hanno portato all'arresto di diverse persone, tra cui il proprietario del parco e i progettisti dello scivolo. In particolare, dalle indagini emerse che i supporti metallici presenti nelle zone in cui le persone viaggiavano alla velocità più elevate rappresentavano un pericolo proprio perché era facile urtarli con il rischio di perdere anche un arto. Inoltre, in base alle linee guida, il Verruck avrebbe dovuto possedere un sistema di ritenuta rigida per i trasportati ed un meccanismo di blocco per impedire alle zattere di uscire dal percorso. La proprietà ignorò tutti questi aspetti nascondendo i difetti di progettazione e minimizzando la gravità di alcuni incidenti avvenuti in precedenza. Secondo le carte del tribunale, tutte queste negligenze sono dipese dalla fretta della gestione di lanciare la nuova attrazione. Lo scivolo ovviamente è stato chiuso e definitivamente smantellato nel novembre del 2018. Allora, se ne avessi la possibilità, avresti mai il coraggio di provare uno di questi specie di scivoli? Faccelo sapere nei commenti qui sotto. Lascia un like se ti è piaciuto il video, condividilo e non dimenticare di iscriverti al canale. Grazie della visione.